Bentornati a tutti in un nuovo video. Oggi faccio una lettura di quelle che sono le primissime pagine del romanzo di Italo Calvino, Il Barone Rampante, probabilmente quello più famoso e conosciuto in assoluto da tutti. Perché? Perché lo imponevano a scuola. E uno infatti potrebbe dire: che palle sta recensione sul Barone Rampante, quasi quasi me vedo Inter Milan, sarebbe una reazione più che comprensibile. Ma quello che mi spinge a fare questa recensione è che io all'epoca, tanti anni fa, quando me lo imposero a scuola, e presi a pugni il libro. Uno direbbe: ma che stai scemo? No, l'ho preso proprio a pugni, letteralmente, proprio due o tre cazzotti gli ho dato al libro, perché col fatto che me l'avevano imposto, non mi andava di leggerlo, insomma, la scuola me l'ha fatto vivere in maniera molto pesante e noiosa. E in realtà poi col corso del tempo l'ho rivalutato, riletto e amato a dismisura. Italo Calvino è uno di quegli autori che riesce a descrivere senza descrivere, quindi a far evocare proprio dalle pagine quello che sta dicendo, quello che vuole trasmettere al lettore. Italo Calvino riesce ad essere sia classico, quindi una penna importante, dei termini, ogni tanto spara le sue cartucce letterarie, chiamiamole così, ma riesce anche ad essere estremamente moderno, preciso, psicologico, entra nelle viscere del carattere di un personaggio senza spararti 47 pagine, come farebbe qualcuno senza fare nomi, Marcel Proust. E detto questo, mi accingo a leggervi le pagine, sperando che in ascolto ci siano anche quei ragazzi e ragazze, o comunque sia semplicemente uomini o donne che hanno odiato per una vita Italo Calvino, sperando di riuscire in qualche maniera a farvelo rivalutare almeno, non dico proprio ad amare, perché non è che so Gesù che mette lì e mette a posto le cose. No, faccio un semplice video, però prima bevo perché ho un sacco di sete. Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Inizio da Nobel, praticamente. Perché? Perché in scrittura è detto e ridetto che è importantissimo coinvolgere direttamente e subito il lettore nella storia. Qui c'è tutto, c'è incasellamento storico. 15 giugno 1767, non si fugge, manca solo l'orario praticamente. Che Cosimo Piovasco di Rondò, nome, cognome, doppio nome, c'è tutto, mio fratello, quindi già si capisce che stiamo in due, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Uno dice: noi chi è? Perché l'ultima volta è morto, se n'è andato, non si sa. Quindi da subito, neanche dopo tre righe, Italo Calvino è riuscito a catturare completamente l'attenzione del personaggio che sta leggendo, del lettore, non mi veniva il termine. Immaginate che uno entri in libreria e legga: ma fammi vedere se sto libro è dopo tre righe neanche, ma porca miseria, ma chi è Rondò qui, Cosimo? Chi è? Perché l'ultima volta è morto? Cioè, si fa subito delle domande e viene coinvolto, e quindi legge tutto il libro direttamente dentro la libreria. Ricordo come fosse oggi, punto. Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d'Ombrosa, le finestre inquadravano i folti rami del grande elce del parco. E uno direbbe: ha detto a caso sta cosa che c'è l'albero di fuori? Boh, che ne so. Sì, in realtà, perché niente è lasciato al caso nella scrittura di questo omino, perché Calvino era proprio piccolo, era proprio secco secco, però era un grande uomo dal punto di vista letterario. Poi se dopo andava a uccidere bambini non lo so, però noi parliamo della sua penna. Una birra, una stilografia, non so che cosa scrivesse. Era mezzogiorno, ecco l'orario, visto, non ti pareva che non lo diceva, proprio preciso al massimo. E la nostra famiglia, quindi forse prima ha detto noi perché è famiglia, boh, sì, in realtà sì. Per vecchia tradizione, Madonna, qua proprio, avendolo letto due volte, come posso dire, riconosco ogni singola parola che l'ha messa a sto figlio di una buona donna per una ragione precisa. Qua la nostra famiglia, per vecchia tradizione, vecchia, è messa lì proprio precisamente, non ha lasciato al caso niente. Non è che uno dice vecchia tradizione perché risale a 20 anni fa. No, c'è scritto vecchia perché deve esserci scritto vecchia. E qua proprio c'è sta l'orgasmo dalla parte del lettore che dice: cazzo, ho letto un libro di uno che scrive con cognizione di causa, non ho letto After, ho letto, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, era mezzogiorno, la nostra famiglia, per vecchia tradizione, sedeva a tavola a quell'ora. E uno direbbe: ha detto a tavola? No, perché mo descrive tutta la tavola, raga, fidatevi, non c'è niente lasciato a caso. Nonostante fosse già invalsa tra i nobili la moda, venuta dalla poca mattiniera corte di Francia, d'andare a desinare a metà del pomeriggio. Quindi dice: la famiglia mia non si filava queste cose mondane, rimanevamo a mezzogiorno a mangiare. Tirava vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Così.
Cosimo disse: «Ho detto che non voglio e non voglio», e respinse il piatto di lumache. Mai si era vista disubbidienza più grave. Inizio, libro è totalmente in piena. A capotavola era qui, prima butta, come si dice, lancia il sasso, poi ritrae subito la mano, come vedi, intanto t'ho incuriosito, e mo adesso parlo di tutt'altro. E fa una descrizione molteplice dei vari personaggi che animano la scena, in maniera così, leggo alcune cose che mi hanno colpito. Uno dice, chi se ne frega, perché mi dice, io le leggo uguali. A capotavola era il barone Arminio Piovasco di Rondò, nostro padre, cioè semplicemente, sei nomi per di nostro padre. Con la parrucca lunga sulle orecchie alla Luigi XIV, i numeri romani non so mai, buono a leggerli subito. Fuori tempo, come tante cose sue. Tra me e mio fratello sedeva l'abate, che è il nome francese che neanche mi accingo a leggere, e le lemosiniere della nostra famiglia, ed aio di noi ragazzi, che sarebbe praticamente una specie di bambinaio, una specie di cenerentola al maschile. Di fronte avevamo la generalessa Corradina di Rondò, generalissima, proprio basta cosa. Nostra madre, niente di eccezionale, mia madre. E nostra sorella Battista, monaca di casa. Oh, finalmente il mio personaggio preferito, monaca di casa, Battista. Non sa calcola nessuno sta cripona crista, cioè brutta un corpo, non sa calcola nessuno. Ogni tanto prova a fare qualcosa, ma viene subito bocciato perché proprio sta lì, giusto, perché deve stare lì. Beh, bella, la sorella Battista è la mia preferita. Me la immagino tipo la Fiete Fantozzi, vabbè. All'altro capo della tavola, rimpetto al nostro padre, sedeva vestito alla turca, perché uno dice, ma come sarà vestito? No, vestito alla turca, già te lo dico. Il cavaliere avvocato Enea Silvio Carrega, amministratore e idraulico dei nostri poteri. Che cazzo è idraulico? Vabbè. E nostro zio naturale, in quanto fratello illegittimo di nostro padre. Quindi dice, oh, io mo t'ho spiegato chi sono i personaggi. Adesso iniziamo a entrare nel vivo della scena, dell'azione, e qui uno dice, oh, finalmente, dopo una pagina, iniziamo subito. Proust ce l'avrebbe messo 47, però vabbè. Da pochi mesi, Cosimo, avendo compiuto i 12 anni ed io gli 8, e qui pure, mentre parla, intanto dice cose proprio precise, giusto per essere sicuro che sta facendo capire tutto al lettore, eravamo stati ammessi allo stesso desco dei nostri genitori. Uno dice, che cazzo sarà sto desco? In realtà è solo il tavolo, il desco, vabbè, gli piace così. Ossia, giustamente lo spiego, io avevo beneficiato della stessa promozione di mio fratello prima del tempo, perché dice, perché qui c'è una strana tradizione, appunto vecchia. Gli adulti da una parte e i bambini dall'altra. I bambini crescono, giustamente, quindi quando uno si fa un po' più grande viene promosso, no, tipo una scuola di pallone, al desco degli adulti. Ma quel povero Cristo piccolo da solo non ci poteva stare, cioè era brutto, no? E quindi dice, io che ero più piccolo sono stato promosso al desco degli adulti prima del tempo, perché mio fratello ci doveva andare, non io. Quindi pensa ai pippe mentali per andare a pranzo, per andare allo stesso tavolo. Dico beneficiato così per dire, in realtà sia per Cosimo che per me era finita la cuccagna. Bruttissima parola che solo Calvino può usare, non ben inventata a scrivere cuccagna perché fa schifo. E rimpiangevamo i desinari della nostra stanzetta, noi due soli, quello l'abate, stavamo tanto bene, noi tre, poi siamo andati a un pelagane sta cosa della promozione, del des, ma chi se ne frega dell'adulti. L'abate, e qui l'abate, giusto perché l'ha nominato, vuole descriverlo, giusto, avete che fare, lasci così, le cose a caso, no, niente al caso. L'abate era un vecchietto secco e grinzoso, ma immagino sto vecchio tutto così. Ma il carattere rigoroso, che di lui solitamente tutti lo davano, la severità interiore che imponeva a sé e agli altri, cedevano, e qui c'è una sottigliezza psicologica che solo chi viveva con lui poteva notare, cedevano continuamente a una sua fondamentale vocazione per l'indifferenza e lasciar correre. Di Calvino, da bravissimo scrittore, mi sto a seccare la lingua, mi sento tutto secco, non dice l'abate era un tipo, ma pure il naso, poi sto per morire, mi sento tutto strano. Non dice l'abate era un tizio che lasciava correre, non fregava niente nessuno e vado avanti. Non descrive così il personaggio. E qua c'è tutta la letterarietà, la bravura, anche se è brutto dirlo, però la professionalità, la spettacolarità della penna di Calvino. Perché lui mette a confronto quello che è per gli altri, quindi come dice qui, la severità interiore, il carattere rigoroso, eccetera, cedevano continuamente, significa che lui mascherava tutto ciò, a una sua fondamentale vocazione per l'indifferenza e il lasciar correre.
come se le sue lunghe meditazioni a occhi fissi nel vuoto non avessero approdato che a una gran noia e svogliatezza, e in ogni difficoltà anche minima vedesse il segno di una fatalità a cui non voleva opporsi. Quindi è uno proprio che dice: io sto qua, non frega niente a nessuno, lascio correre. E chi si è visto, si è visto. Poi quando doveva mascherare era rigoroso, severo, puntiglioso, ma in realtà non era quella la sua vera natura. I nostri pasti in compagnia dell'abate cominciavano dopo lunghe orazioni, con movimenti di cucchiai composti, rituali silenziosi, e guai a chi alzava gli occhi dal piatto o faceva anche il più lieve risucchio sorbendo il brodo. Questo è un po' tipico di noi italiani, penso, boh, perché all'altro sembra che non frega niente, però quando facciamo quel risucchio di saliva, bava, tutta la roba che ci si va a infilare dentro l'esofago insieme a tutte le cose, gli spaghetti spezzati nel brodo, che ci mettete voi? A me piace un sacco la pastina, quella che si dà proprio ai bambini, a me piace un sacco quella, non lo so perché. Comunque, a maggior ragione, perché la pastina fa pure più rumore, che sono tutti piccoli, non si poteva fare sto risucchio. Ma alla fine della minestra all'abate era già stanco, annoiato, guardava nel vuoto, schioccava la lingua ogni sorso di vino, come se soltanto le sensazioni più superficiali e caduche riuscissero a raggiungerlo. Alla pietanza, e qui dice perché si divertivano così tanto, noi già ci potevamo mettere a mangiare con le mani e finivamo il pasto tirandoci torsoli di pera, mentre l'abate faceva cadere ogni tanto uno dei suoi sospiri, oh bien, oh allo, tutto pure in francese, che proprio non gliene fregava niente, mentre i bambini giocavano praticamente con il mangiare, insomma, con le cose tipo le torsoli di pera addirittura. Adesso invece, stando a tavola con la famiglia, prendevano corpo i rancori familiari, capitolo triste dell'infanzia. Questa è una chiara, un chiaro segnale di Calvino, di mettete comodo perché mo ti racconto due cose. Nostro padre, nostra madre, sempre lì davanti, l'uso delle posate per il pollo, e sta dritto, e dei gomiti dalla tavola, un continuo, punto esclamativo. E per di più quell'antipatica di nostra sorella Battista, il mio personaggio preferito in assoluto, grande Battista, brutta in corpo, che non c'entra quasi niente in questa famiglia, a me piace così. Cominciò una serie di sgridate, di ripicchi, di castighi, di impuntature, fino al giorno in cui Cosimo rifiutò le lumache e decise di separare la sua sorte dalla nostra. Bel punto. Fenomenale. Di questo accumularsi di risentimenti familiari, perché lei dice, sai, diciamo, abbiamo avuto una giornata nuova oggi, ci siamo ripresi, abbiamo tutti giocato col corpongo, ci siamo divertiti. No, perché poi è una pentola a pressione sta cosa, metti giù, metti giù, metti giù, alla fine, bam, esplode tutto. Mi resi conto solo in seguito, cioè dice prima, io avevo solo 8 anni, mi sembrava un gioco, no, sta guerra tra i bambini e gli adulti. Invece dopo, con cognizione di causa, ho capito che tutti quei risentimenti familiari in realtà nascondevano proprio una bombola di gas praticamente pronta a esplodere in un appartamento. Che cazzo di metafora mi è venuta? Il barone nostro padre era un uomo noioso, questo è certo, sì, cioè non si fugge che due palle per te, anche se non cattivo, noioso perché la sua vita era dominata da pensieri stonati, come spesso succede nelle epoche di trapasso, e qui spiega appunto che è abbastanza noioso. Perciò a casa nostra si viveva sempre come se fosse alle prove generali di un invito a corte. Non so se quello dell'imperatrice d'Austria o di Re Luigi, qui fa anche un po' di ironia, o magari di quei montanari di Torino, addirittura, che c'è contro quelli di Torino? Saluto tutti gli amici di Torino, così per solidarietà. Veniva servito un tacchino e il nostro padre a guatarci, Guatarci è una parola medievale usata anche da Dante. Guatare significa guardare con super attenzione, proprio guardare con ossessività, guardare con estrema attenzione. Quindi veniva servito un tacchino e il nostro padre a guatarci se lo scalcavamo e spolpavamo secondo tutte le regole reali. Addirittura c'era un manuale alto così per spolpare questo benedetto pollo. E l'abate quasi non ne assaggiava per non farsi cogliere in faccia. Già era secco questo, e più il manco mangiava per paura, dice, Dio ne guardi se mi scordo una regola per spolpare il pollo, questo che mi poi viene a dire, no, ma così io non mangio per niente. Lui che doveva tenere bordone a nostro padre nei suoi ribrotti, cioè dice uno che, cioè, del suo calibro, dell'abate, invece proprio si, come dire, teneva soggezione un po', no? Del cavaliere avvocato Carrega, come dire, oh, tu ne hai che fuggi, vieni qua, Carrega. Avevamo scoperto il fondo d'animo falso, quindi c'è addirittura la scoperta di un qualcosa di molto grave.
faceva sparire i cosciotti interi sotto le falde della sua zimarra turca. Dice, ah, t'ho visto che non è mia, mangiavi tu, ma bastardo, te nascondi i cosciotti da pollo, ma porca miseria. Faceva sparire i cosciotti sotto, quindi sotto la sua, il suo vestito praticamente, per poi mangiarseli a morsi come piaceva a lui. Che malati proprio, nascosto nella vigna. Non se ora fa vedere sto carrega, che dice io voglio mangiare a morsi con le mani, non mi rompete le palle con queste regole reali. Però, d'animo falso, faceva tutto un po' schiena dritta, gomiti dalla tavola, tutte le regole reali, e poi dopo si sfornava nella vigna, oggi me lo immagino con tutti i pezzi di pollo che gli cascano. E noi avremmo giurato, sebbene mai fossimo riusciti a coglierlo sul fatto, tanto leste erano le sue mosse, che venisse a tavola con una tasca piena di ossicini già spolpati in precedenza, da lasciare nel suo piatto al posto dei quarti di tacchino fatti sparire sani sani. Sto malato demente, e veniva quei coscetti già spolpati, è qualcosa d'assurdo. Per poi lasciarli nel piatto, così dici, io ho un piano perfetto, per uccidere qualcuno, no, per far sparire sti cosci di pollo senza farmi vedere da nessuno, perché erano lesti movimenti, veloci movimenti, per poi, un altro video, carta vince, carta perde, vedete, sostituiva, no, i polli sani con quelli spolpati, bellissima sta cosa. Nostra madre generale, vai, un'altra cagata. La nostra generalessa non contava perché usava bruschi modi militari anche nel servizio a tavola, e qui dice qualcosa in tedesco che non mi appresto a leggere, e nessuno ci trovava da ridere, cioè questa strillava e tutti si guardavano, dice, ma che vuoi? Ma con noi teneva, se non all'etichetta, alla disciplina, e dava manforte al barone con i suoi ordini da piazza d'armi. L'unica che si trovasse a suo agio era Battista. La sorella Battista è il mio personaggio preferito. Perché se riusciva la monaca di casa che non ce la faccio, raga, che scarnificava pollastri con un accanimento minuzioso fibra per fibra con certi coltellini appuntiti che aveva solo lei, cioè uno si diceva, ma io voglio spolpare, ma dove li compri sti coltellini, sono piccoli piccoli, con certi coltellini appuntiti che aveva solo lei, specie di lancette da chirurgo, cioè già, allora era brutta, nessuno la considerava, secca come un chiodo. E spolpava pure il pollo, due palle così per mangiarsi le cosce di pollo. Oh, che personaggio fantastico! Io me la voglio sposare. Fate un film con un'attrice perché io voglio vedere chi scegliete per fare la Battista. Il barone, che pure avrebbe dovuto portarcela ad esempio, perché dice: guardate vostra sorella, manco il barone filava questo. Non osava guardarla. E il padre, cioè il papà che non guarda la figlia, vabbè, una roba di altri tempi. Perché con quegli occhi stralunati sotto le ali della cuffia inamidata, i denti stretti in quella sua gialla faccina da topo, faceva paura anche a lui. Ma poveraccia, questa qua era brutta in corpo, secca, che spolpa. Nessuno se la caga, praticamente, era inutile girarci intorno. E quindi il papà, che doveva essere ad esempio a quei due balordi dei figli che voleva mangiare con le mani, non se la, ma neanche la guardava perché aveva paura di questa faccina da topo, poi una tenerezza. Si capisce quindi come fosse la tavola il luogo dove venivano alla luce tutti gli antagonismi, le incompatibilità tra noi e anche tutte le nostre follie e ipocrisie, e come proprio a tavola si determinasse la ribellione di Cosimo. Allora, qua finisce la prima parte perché ce la faccio più, tra un po' mi viene male di testa, però avete visto come c'è un sipario che si apre e il lettore entra subito nel vivo di questa scena meravigliosa, simpatica, ironica, ma anche poi che preannuncia un po' tutto un aspetto psicologico di questo fantastico, incredibile, possente romanzo italiano che tutti noi dovremmo leggere. Ripeto, purtroppo nelle scuole viene imposto in maniera un pochino, non so, noiosa, due palle, il barone poi fa la relazione della pagina. E invece, ecco, dovremmo un attimo riuscire a vedere oltre il testo e magari farci qualche risata, perché no, durante appunto la lettura. Allora, la prima parte finisce qui, fatemi sapere se vi è piaciuta la lettura e il mio modo così, senza freni, di leggere. Io vi voglio bene, vi aspetto nei commenti, ci vediamo alla prossima recensione o al prossimo video. Ciao!